Buongiorno a tutti, siamo a Roma, lei la versione romana di iFidelity e siamo presenti come Pixel Engineering con alcuni prodotti di cui siamo distributori, in particolare NAD, DALI e anche MBL. Qui presentiamo la serie Oberon di DALI che ha ricevuto un riconoscimento ESA, abbiamo poi di DALI anche le nuove soundbar che hanno vinto anche loro un ESA. La Catch One, presentiamo i Catch tradizionali e anche poi le nuove cuffie IO 4 e IO 6. Sono cuffie di nuova generazione, Bluetooth, una senza noise cancellation e una con noise cancellation. Abbiamo poi presenti Blue Sound e NAD, Blue Sound in particolare con il nuovo Power Node 2 che ha un ingresso HDMI con ARC, e diciamo utilizzato anche qui in questo show come sorgente abbiamo un Vault 2 sul quale abbiamo archiviato tutti i contenuti e che poi utilizziamo anche in prodotti come questo che è il NAD M10, che è un oggetto che praticamente utilizza tecnologia Blue Sound e che anche lui ha ricevuto un riconoscimento dell'ESA. Dopodiché abbiamo alcuni prodotti diciamo statici sempre della NAD, un integrato, il 368 e l'M32 che è un integrato che ha vinto anche lui mi pare l'anno scorso per il mio ESA. Questo è quello che presentiamo. Per MBL invece andiamo a presentare l'integrato della serie Nobel, l'N51, con il suo lettore CD DAC che monta un modulo Rune che è N31 e i diffusori 126. È un sistema, diciamo, l'entry level di MBL. Ma l'affluenza di pubblico mi è sembrata buona, c'è interesse anche per questi nuovi prodotti che offrono nuove possibilità per fruire la musica, in particolare interesse sui prodotti che fanno streaming, sulle soundbar, che hanno raggiunto, devo dire, un livello di qualità elevato e che anche diciamo, le persone diciamo, più legate a un vecchio concetto incominciano a vedere con meno paura, per cui si avvicinano e questo è positivo perché comunque ci sono molte cose valide anche nei nuovi prodotti.